sicuramente non era il vero mostro, come lui stesso ha voluto sottolineare più volte, e da ultimo nei primi di gennaio del 1996, alla vigilia del processo d'appello a suo carico, quando inviò all'agenzia ANSA una specie di memoriale dichiarando che lui non era il vero mostro e invitando il vero mostro a farsi avanti affinché lo scagionasse. Questo mi sento di condividerlo, ma mi sento di condividerlo non per una mia supposizione, per una mia idea, per una mia ipotesi, ma per una valutazione degli elementi oggettivi emersi nel corso dell'indagine, sia nei suoi confronti che nei confronti dei suoi complici. E quindi credo di avere avuto la possibilità, indagando su questa tristissima vicenda, di saperne sicuramente più di chi non ha fatto il mio lavoro, di chi ha fatto magari soltanto il giornalismo, il giornalista, e ha pubblicato degli articoli magari sposando delle tesi opposte, ma per un proprio convincimento. La mia idea invece si basa su dati di fatto oggettivi, che sono quegli elementi che in un'indagine vanno tenuti sempre presenti e mai persi di vista. Guai se un investigatore dovesse perdere di vista nello sviluppo di un'attività investigativa gli elementi fattuali, gli elementi proprio oggettivi. E quindi da questa mia esperienza posso affermare sicuramente che Pacciani non era il vero mostro di Firenze. Pacciani ha avuto un ruolo in alcuni di quei delitti insieme ai suoi complici, ma non era il mostro. Magari è stato il mostro in famiglia per quello che ha fatto alle povere figlie, alla moglie, ecco, ma non in riferimento a quei duplici omicidi, per come era stato condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Firenze il primo novembre del 94. Lui era stato condannato quale unico assassino di 7 duplici omicidi, praticamente di tutti i duplici omicidi ad eccezione del primo del 68. Ebbene, non era così. Lui ha avuto un ruolo e, come hanno evidenziato i giudici che si sono interessati dell'altro processo, quello ai compagni di merende per intenderci, cioè ai suoi complici negli ultimi 4 duplici omicidi, lui probabilmente ha avuto anche del denaro per eseguire questi delitti. E questo perché hanno scritto i giudici nella sentenza, che la sentenza è del luglio, no, del marzo-aprile 98, 1998, quella d'appello del luglio 99, 30 luglio, 31 luglio 99, quella definitiva della Cassazione 26 settembre 2000, cioè su questa vicenda fiorentina abbiamo oggi una certezza giurisprudenziale, abbiamo una sentenza definitiva che è stata raggiunta, caso forse unico in Italia per una vicenda così complessa, in appena 3 anni. E allora i giudici che hanno condannato i suoi complici, e li hanno condannati, questo va sottolineato, in concorso con Pietro Pacciani, dicono, pur essendo Pacciani morto all'epoca della stesura della sentenza. Quindi dico colpevoli in concorso con Pietro Pacciani. Dunque, sottolineano alcuni elementi oggettivi che a loro giudizio erano meritevoli di un approfondimento investigativo. Il primo, l'enorme disponibilità patrimoniale finanziaria di Pacciani proprio negli anni dei delitti.
Questi lui, sono dati riscontrati, dati oggettivi, dati documentati ed oggettivi, citati anche nella sentenza che poi è diventata definitiva, come ho detto prima, il 26 settembre del 2000. Lui è nato da una famiglia di contadini povero. Nel 1951 aveva ucciso un suo compaesano che era stato soppresso in amore con la sua compagna, con la sua fidanzata. L'aveva ucciso a coltellate ed era stato in galera, condannato a 14 anni fino al 1964. Era uscito dal carcere ed aveva trovato lavoro come contadino per conto terzi, con stipendi bassissimi. Noi abbiamo fatto una ricostruzione molto capillare della vita di Pacciani. Come abbiamo accertato, per esempio, che dai genitori non ha ereditato proprio nulla, e che la madre, quando andava a trovarlo in carcere, doveva farsi pagare il biglietto dal comune quale indigente. Quindi, per dirvi un po' in che ambiente è vissuto, è nato, è cresciuto ed è vissuto. Ebbene, in quegli anni aveva acquistato abitazioni in contanti e buoni postali presso diversi uffici postali, non solo nello stesso paese, per un valore come potere d'acquisto in riferimento al 1997, quando si è celebrato il processo, pari a 900 milioni di lire. E allora ecco che i giudici dicono: ma tutti questi soldi che gliel'ha dati? Approfondite questo aspetto. E in più l'altro elemento di fatto che hanno voluto sottolineare in questa sentenza sono state le dichiarazioni di Lotti, perché Lotti, interrogato dal presidente della Corte d'Assise durante il processo e anche dagli avvocati delle parti civili, ad un certo punto ha fatto riferimento alla presenza di un dottore che aveva pagato Pacciani per commettere questi delitti. E quindi i giudici in sentenza scrivono: Lotti è stato ritenuto credibile perché abbiamo trovato dei riscontri addirittura inediti sulle sue dichiarazioni, di cui non avevano parlato neppure la stampa, e quindi potevano essere noti soltanto da chi vi aveva materialmente partecipato. Quindi abbiamo creduto a quello che lui ci ha raccontato, non vediamo perché non dovremmo credere anche a questa sua affermazione sul possibile mandante. E allora praticamente fornisce un input all'organo preposto, che è la Procura della Repubblica, per continuare l'indagine. Ebbene, vengo delegato sempre io come capo della squadra mobile, però si avviano queste indagini sui possibili mandanti e si verifica un primo fatto che, cioè, definirlo anomalo forse è un po' anche riduttivo, perché il capo della polizia, a un certo punto, da capo della mobile, pur sapendo che stavo indagando su richiesta della procura su un ulteriore segmento investigativo su una vicenda tragica, molto tragica, che ha colpito il nostro paese, mi trasferisce in un ufficio della stessa questura di minore importanza, l'ufficio stranieri. Qualcosa non quadra. Cioè, un funzionario che aveva fatto sempre attività investigativa, è stato ricordato prima nella presentazione, 32 anni, eccetera, eccetera. Sono forse uno dei pochissimi investigatori, funzionari di polizia, che in polizia non ha altro tipo di esperienze se non quelle investigative. Questo per dirvi, nel 92, quando è stata istituita la direzione investigativa antimafia dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino, i funzionari di polizia venivano selezionati in base a un concorso per meriti
Ebbene, su 126 vicequestori aggiunti, io all'epoca ero vicequestore aggiunti, lo vincemmo in 16 e io mi classificai nei primissimi posti, secondo, terzo posto, adesso non ricordo, per i meriti che avevo. Quindi da capo della mobbia all'ufficio stranieri, qualcosa non quadra. Presi l'aspettativa, rimanendo lontano dall'operatività per quasi un anno e mezzo, perché ho considerato e considero sempre che ognuno di noi ha una dignità e che deve essere fatta rispettare, deve essere tutelata quando viene colpita, soprattutto ingiustamente. Ho fatto i miei ricorsi, TAR, Consiglio di Stato, li ho vinti. Un altro ministro dell'Interno ha reiterato il provvedimento, ho vinto anche la seconda volta. Sono rientrato a fare il capo della squadra mobile. La procura mi sollecita le deleghe perché durante la mia assenza io ero stato sostituito da un funzionario bravissimo, Gilberto Caldarozzi, che poi mi è dispiaciuto anche, che era un ottimo funzionario, è rimasto coinvolto nei fatti del G8 genovese, e che però l'ufficio della squadra mobile non aveva fatto nessuna delega. Quindi la procura mi sollecita queste deleghe, inizio a lavorare e si verificano altri fatti, chiamiamoli sempre anomali, cioè telefonate di minacce, scritte di minacce, danneggiamenti ai miei beni, tra cui anche alla mia macchina privata, posteggiata vicino a una struttura di polizia, con le quattro gomme tagliate, cioè cose neppure la mafia e l'andrangheta mi aveva fatto, però su questa inchiesta sui possibili mandanti si verificano questi fatti. E io denuncio tutto regolarmente, non ho saputo poi più nulla, né sono stato chiamato come normalmente quando qualcuno veniva nel mio ufficio a fare una denuncia di danneggiamento. Dopo la denuncia io lo facevo chiamare, se non lo chiamavo direttamente, per sentire se aveva qualche sospetto, se c'erano degli elementi su cui... Niente, non ho saputo completamente nulla. A un certo punto questa inchiesta sui possibili mandanti si collega con l'altra inchiesta perugina sulla morte nel lago Trasimeno del medico Francesco Narducci. Le due procure agiscono di comune accordo per un certo periodo, poi entrano in conflitto perché Firenze vuole anche il fascicolo di Perugia, Perugia fa ricorso in Cassazione, al PG di Cassazione, dice no, la competenza è di Perugia, quindi i rapporti tra i due si deteriorano e io come ufficiale di PG mi trovo nel mezzo di questa situazione. Alla fine capisco che a Firenze le cose non vanno bene e collaboro soltanto con la procura di Perugia. Indaghiamo sulla morte di quel medico e durante quell'indagine si verifica un altro fatto assurdo, ecco, non uso più anomalo, assurdo, pazzesco. Viene contestato al dottor Mignini, che è il PM che indagava, titolare di quell'indagine, un concorso d'abuso d'ufficio, e a me di concorsi in abuso d'ufficio con Mignini per aver eseguito delle intercettazioni telefoniche legittimamente autorizzate dal GIP di Perugia e delegate al mio ufficio dal PM di Perugia. Quindi mi viene contestato questo abuso, che però comporta nel mio ufficio di Firenze il sequestro da parte della procura di Firenze di tutti i fascicoli che riguardavano l'inchiesta perugina. Quindi l'inchiesta si blocca. Vi lascio immaginare come mi sia sentito e quello che ho provato per sentirmi e vedermi accusato di un reato non commesso da servitore dello Stato, quale ero stato, che aveva portato a risolvere casi importantissimi, non solo quelli di cui abbiamo parlato prima del mostro di Firenze.